la tre giorni al Macfruit si conclude. Si conclude con numeri importanti, con presenze importanti, ma soprattutto con una convinzione che la Sardegna è sempre più forte, sempre più presente. Esattamente, un grandissimo successo dopo il Vinitaly, dopo il Seafood di Barcellona. Oggi ci troviamo a Rimini in conclusione di queste tre giornate per finalmente, ancora una volta, dire che la Sardegna ha il posto veramente nel podio delle regioni italiane sulla produzione, in questo caso di ortofrutta. E chiudiamo sempre con positività e tanta voglia ancora di fare e di comunicare correttamente quello che la Sardegna può dare nel mondo. È stato un evento che come base ha avuto il business, però ci ha fatto capire una cosa importante, questo Macfruit 2023, che non bastano solo le connessioni commerciali, ma ci vogliono quelle identitarie. Ci vuole il contatto, altrimenti non staremmo qui tutti noi, non sarebbero le aziende più grosse del mercato mondiale, ci vuole il contatto ancora col cliente, una stretta di mano e vedere con i propri occhi il prodotto, assaggiarlo ed essere conquistati da quello che noi possiamo offrire. Quello che più ci piace è mantenere sempre un rapporto fortissimo con i cittadini e i consumatori e poter spiegare a loro il duro lavoro e sacrificio dei nostri agricoltori, quindi scegliere i prodotti agroalimentari italiani. Da un lato guarda la qualità della vita per quelle che sono le nostre eccellenze, ma dall'altro anche una forma di sostegno, ripeto, ai grandi sacrifici che gli agricoltori compiono nella loro vita quotidiana.